Utenti, buongiorno. Ecco il derby tra la squadra di calcio del Monteleone di Puglia e lo Sporting Team. In realtà l'arbitro Uva della sezione appunto di Ariano Irpino avvia le squadre al centro del campo. È un derby quindi con il Monteleone di Puglia con divisa rosso-nera, mentre lo Sporting Team con divisa bianco-rossa. Leggiamo subito le formazioni. Partiamo dagli ospiti che scendono in campo con Cardinale, Esposito, Bellino, D'Onofrio, Romano, Iacullo, Racioppo, Russo, Capitano, Lucino, Iacullo, Lambiase, allenatore Solimine, presidente Danza, dirigente Vivolo, mentre per il Monteleone di Puglia Castagnozzi, Sicuriello, Rago, De Meo, Costanzo, Leopoldo, Dell'Infante, Gonzales, Costanzo, Nicola, Capitano, Macchione con 18 gol, Del Vecchio, Memoli. In panchina Mescia, vice capitano, Mirabella, Pollastrone, Lalla, Popoli, Memoli, Letterio, allenatore Romano, presidente Volpe, vicepresidente De Vitto, segretario Pollastrone, poi abbiamo i dirigenti Ladogano e Addorisio. A momenti dovrebbe iniziare la partita. Dovrebbe iniziare la gara. Sul pallone Macchione con 18 gol in questo campionato. Ricordiamo Monteleone di Puglia già vincitrice della Coppa Irpina e dello scorso campionato. Inizia la gara, carissimi utenti. Macchione, passaggio arretrato, il lancio sul laterale sinistro. Lo Sporting Team conquista palla e avanza sul laterale destro con Racioppo. Pallone in profondità, palla che viene fermata in difesa. Monteleone di Puglia in azione. Gioco contrastato da Lucino, eccolo nelle immagini. Lucino che contrasta palla. Ancora Monteleone di Puglia in fase avanzata, gestisce il gioco, il lancio in profondità, pallone fermato in difesa, ottimo il lavoro compiuto dalla difesa, interviene anche il capitano, si tratta appunto di Romano e di Russo che riescono a contrastare il gioco, ma il Monteleone di Puglia avanza, fallo secondo l'arbitro, punizione. Punizione a favore del Monteleone di Puglia. Ricordiamo che siamo al primo minuto e quinto secondo, risultato fermo sullo 0-0, sul pallone c'è appunto Del Vecchio che si incarica di battere questa punizione. Del Vecchio sul pallone. Del Vecchio, vediamo dove termina il pallone, il destro di Del Vecchio. Del Vecchio sul pallone. Del Vecchio riflette, l'arbitro fischia, l'interno destro, pallone in area di rigore. Monteleone di Puglia, la palla attraversa tutta l'area di rigore, ancora il Monteleone in azione, pallone che viene contrastato, la sfera poi ribattuta dal giocatore Lucino, attenzione, palla che termina fuori, rimessa laterale a favore della squadra di calcio del Monteleone di Puglia in azione in questo momento. Pallone in area di rigore, sfera che viene fermata ai limiti ed Esco che scatta il contropiede. Ottima l'azione di gioco dei biancorossi. Pallone appunto giocato da Lucino, poi la palla termina alla squadra del Monteleone ed ecco sul pallone Costanzo. Pallone raso terra. La sfera a Memoli, pallone riconquistato dal Monteleone di Puglia, quindi ecco nelle immagini Macchione, pallone fermato, sfera a centrocampo, ancora il Monteleone in azione, la sfera a Rago, Monteleone di Puglia che si avvia verso l'area di rigore, il lancio in profondità, pallone per Macchione e secondo l'arbitro è posizione irregolare, anche se in realtà il giocatore stava trovando l'angolino basso alla destra del portiere, un bellissimo tiro, l'interno destro, fondo area. Batte il portiere Cardinale dello Sporting Team nelle immagini. Anzi, è punizione fuori dall'area di rigore. Batte Romano, in lancio l'interno destro, pallone fermato da Lucino, il colpo di testa, Monteleone di Puglia che avanza, cerca di lanciarsi in area di rigore e lo fa molto bene in questo caso, pallone per Gonzales, la sfera viene
fermata ancora in gioco del Vecchio, ma lo Sporting Team sta ben attento in difesa. Stiamo appunto verificando che il Monteleone di Puglia attacca, però la squadra dello Sporting Team riesce ben a contrastare il gioco del Monteleone di Puglia in azione in questo momento. Monteleone in azione, rimessa laterale, pallone fermato dallo Sporting Team, pallone per Lucino, passaggio da sotterra, cerca la triangolazione con, da parte di Lambiase, ma la palla viene ancora Lucino, attenzione, lo Sporting Team avanza, Sporting Team in azione, pallone per il capitano, si tratta di Russo, tiro, ci prova da fuori area, ottima l'idea di Russo, giustamente ha trovato sbilanciata la squadra del Monteleone e ci ha provato di sinistro, ecco le immagini, il cui tiro poteva entrare nella schermata della porta. Fondo area, batte Castagnozzi, il portiere che ha rappresentato per il Monteleone di Puglia la massima garanzia in questo campionato. Pallone fino a centrocampo, la sfera viene fermata però attenzione dal capitano, palla che viene persa da parte di Costanzo, sfera per Lucino e lo Sporting Team di nuovo in azione in area di rigore. C'è un'ottima gestione però in difesa che trova la risoluzione del problema. Sporting Team ancora che cerca di contrastare il gioco, Monteleone di Puglia che avanza, vediamo cosa succede in questa iniziativa e c'è appunto una scalata da parte di Costanzo, fermato il pallone ed ecco Russo, il sinistro, pallone deviato da Costanzo, ottimo il suo intervento, eccolo le immagini, Costanzo, giocatore del Monteleone, Leopardo. Costanzo Leopardo e quindi rimessa laterale a fuori dello Sporting Team, se ne incarica in questo momento in azione, pallone al capitano Russo, il sinistro, pallone ribattuto, i rossoneri avanzano, palla fermata, Russo, il dribbling, il cross in area di rigore da parte di Romano e i biancorossi respingono. Pallone per Lucino, ottimo il suo pallonetto all'indietro per Russo, la sfera a Lambiase, Sporting Team in azione, passaggio arretrato, il contrasto con il giocatore Bellino nelle immagini, eccolo che riesce a ottenere una rimessa laterale. Bellino se ne incarica di battere la rimessa laterale. Pallone in profondità, fallo, attenzione, secondo l'arbitro sul giocatore biancorosso da parte di Costanzo, fallo su Lambiase ed è punizione secondo l'arbitro Uva della sezione di Ariano Irpino. Sul pallone c'è in questo caso Nicola Russo. Russo nelle immagini per lo Sporting Team. Batte il cross nell'area di rigore, vediamo cosa succede. Il sinistro, ottimo questo tiro cross che sfiora il gol del vantaggio. Il portiere Castagnozzi sta ben attento e quindi un'azione degna di nota, quella condotta dagli uomini di mister Solimine, ed è fondo area, batte appunto Castagnozzi. Abbiamo superato i 7 minuti e 44 secondi di gioco con il risultato fermo sullo 0-0 nel derby pugliese tra Monteleone e Sporting Team. La sfera per... c'è un fallo, punizione per Lambiase, secondo l'arbitro c'è un fallo su Monteleone di Puglia, punizione. Passaggio arretrato. La palla per Costanzo Leopardo che avanza. Pallone rasoterra. Si cerca la triangolazione. Palla fermata.
e ne approfitta Russo. Lancio in profondità, attenzione per Lucino. Sta giocando bene lo Sporting Team e sta contrastando sia le iniziative del Monteleone e si sta affacciando anche verso l'area di rigore. Il Monteleone adesso attacca, vediamo cosa succede. La squadra che è in prima posizione in questo momento cerca di potersi insediare in area di rigore. Ottima l'incursione da parte del capitano. La sfera però termina alla fine ai biancorossi, che perdono sfera. Di nuovo Nicola Costanzo nelle immagini, il capitano della squadra del Monteleone, che finora ha rappresentato la massima serietà e costanza in campo. Il cross in area di rigore, pallone che viene fermato, pallone per appunto Lucino, si riparte con Lambiase. Lambiase nelle immagini, ottimo l'intervento, rosso-nero, c'è un fallo su Lucino. L'arbitro, attenzione, giocatore a terra. In questo caso c'è un fallo, giocatore a terra, e quindi si ferma il gioco. Abbiamo superato i 9 minuti, stiamo arrivando al 10° minuto. Il giocatore a terra, Lucino. Vediamo l'arbitro cosa decide. L'arbitro cosa, punizione, vediamo cosa decide. No, è una semplice rimessa laterale per i biancorossi, che però desiderano con galanteria riconsegnare la sfera al Monteleone. Evidentemente ci sarà stato un contrasto, l'arbitro ritiene che ci sia stato un contrasto tra i due giocatori, pertanto non ha ritenuto opportuno fischiare la punizione a centrocampo. Monteleone di Puglia in azione. Lucino. Rossoneri in azione. Rago. Monteleone che adesso deve dimostrare assolutamente di essere la prima della classe. Ricordiamo, a 39 punti, dista 7 punti dall'Atletico Castelfranci. E dista, attenzione, un lancio in profondità. Monteleone che potrebbe passare in vantaggio. Pallone che però viene fermato da Iacullo. Sfera che termina fuori. Rimessa laterale per i rossoneri. La sfera a Memoli, passaggio arretrato, capitano Costanzo per De Meo, il sinistro, l'apertura in area di rigore, ottima, tiro finale, pallone nelle braccia del portiere, grande azione di gioco, tiro finale di Macchione, il centravanti che ha più gol in questo momento, 18 gol, eccolo nelle immagini, goleador in questo girone, il Pino Pugliese, intanto palla nelle braccia del portiere Cardinale, lancio oltre il centrocampo. Rossoneri in azione, pallone per Iacullo, per Sicuriello, scusatemi, e intanto rimessa laterale, biancorossi in azione, Sporting Team in avanti, pallone per, attenzione c'è controfallo secondo l'arbitro da parte dello Sporting Team, rimessa laterale a fuori del Monteleone di Puglia, la sfera a De Meo, passaggio arretrato. In azione il Monteleone di Puglia, il lancio in verticale, pallone fermato dalla difesa biancorossa da parte, ottimo lavoro di Bellino, il sinistro di battuta, ancora in azione Costanzo, pallone per Gonzales, il sinistro piazzato al centro, ottima l'idea di Gonzales, e poi Lucino, l'esterno destro per Iacullo, sfera fermata dalla difesa rossonera. Pallone nel raso terra, di nuovo in azione, la triangolazione, la palla, il lancio in profondità, pallone ai limiti, ancora il rossone in azione, Gonzales vicino al gol, il Monteleone di Puglia che poteva passare in vantaggio, grande iniziativa in fase offensiva della squadra di casa, e intanto rimessa laterale, batte Rago sul pallone. Rago sul pallone, pallone nell'area di rigore, il cross fermato dai biancorossi che hanno un vantaggio, la sfera per Lucino, pallone raso terra, i rossoneri, e quindi a questo punto Racioppo, pallone per Russo,
di nominazione alla squadra biancorossa. Bellino, tutta di prima, si svolge l'iniziativa. Pallone per... perdono palla, attenzione, approfitta Gonzales. In sinistro, un appoggio per Costanzo. In area di rigore il capitano. Il cross d'interno destro. Palla che viene fermata sulla linea. Monteleone di Puglia vicino al gol. Di nominazione appunto Lambiase. Passaggio verso il centrocampo. L'errore compiuto da Raciopo viene intercettato dai giocatori del Monteleone di Puglia l'azione. Quindi di conseguenza c'è la fuga di Dell'Infante sulla sinistra. Pallone piazzato al centro, fermato da Iacullo, e i biancorossi avanzano. Sfera che termina fuori. Rimessa laterale. Di nuovo il Monteleone, il cross in area di rigore. Pallone per l'attaccante Goleador. Sfera in area di rigore. Un batte e ribatti, poi c'è Costanzo. Sfera che viene fermata dai biancorossi. Lucino, davvero partita molto bella. Abbiamo raggiunto il quarto d'ora di gioco del primo tempo. Il risultato, carissimi utenti, è fermo sullo 0-0 nel derby pugliese tra Monteleone e Sporting Team. Il lancio in profondità, palla bloccata. La sfera a Raciopo, il sinistro per Lambiase, biancorossi che avanzano, pallone arretrato di noi in azione a Sport, pallone in area di rigore per Lucino, secondo l'arbitro è posizione irregolare dell'attaccante dello Sporting Team. Punizione, Castagnozzi. Pallone a centrocampo. Fallo, punizione. Rossoneri in avanti. Il lancio sul laterale destro per Costanzo. Costanzo cerca di penetrare in area di rigore. L'interno destro. La sfera all'indietro. Il tiro finale ribattuto. Tiro finale di appunto Delmeo. Sfera che viene ribattuta, ottima l'intenzione di Demea, ancora Demea in azione, in gioco, la palla per Macchione, la triangolazione, il tiro finale, pallone vicino al gol, c'è una deviazione, ottima giocata di Macchione, il goleador di questa squadra, ed è corner. Partita non facile per il Monteleone, anche se è in prima posizione, batte appunto Del Vecchio. Il risultato è fermo sullo 0-0. Abbiamo raggiunto il 17° minuto di gioco del primo tempo. Pallone che attraversa tutta l'area. Macchione, grande rovesciata. Grande rovesciata a squadra di Gonzales. Gonzales ha effettuato una bellissima rovesciata. La palla stava entrando in rete, ma ha trovato Cardinale pronto a bloccare il pallone. Intanto si riparte con un lancio oltre il centrocampo. Pallone fermato. La squadra rossonera avanza, ma fallo, punizione. Fallo, punizione a favore dello Sporting Team. Sul pallone Lucino. Lucino sul pallone. L'interno destro. Bellissimo questo tiro. Si tratta di Lucino che ha sfiorato l'incrocio dei pali. Monteleone di Puglia che riparte dalle retrovie. Ancora il Monteleone in azione. Pallone in profondità. Ancora il Monteleone che avanza. Si cerca un diagonale.
Pallone per Gonzales, Gonzales in area di rigore, ancora Gonzales, il Monteleone ci prova, Costanzo, tiro finale, ottima l'idea, grande azione di gioco, degna di nota, tiro finale di Memoli, azione tutta di prima, conclusione di Memoli, pallone che stava sfondando la rete, poteva passare in vantaggio il Monteleone quando stiamo raggiungendo i 20 minuti del primo tempo, con risultato fermo sullo 0-0 tra Monteleone e Sporting Team. Il lancio del portiere cardinale, biancorossi che avanzano, tendono una triangolazione, il lancio del capitano russo, pallone che però viene fermato a centrocampo da parte del Monteleone, di nuovo in azione la squadra con Del Vecchio, palleggio preciso e perfetto della squadra rossonera, c'è un fallo, punizione, attenzione sul giocatore Del Vecchio ed è punizione Del Vecchio, pallone per De Meo, Monteleone che riprova a lanciarsi nell'area di rigore, Rago, pallone che viene perso, Russo recupera il pallone, i biancorossi comunque stanno contrastando l'iniziativa in tal caso, la sfera stanno effettuando anche il pressing, ma i rossoneri ne escono alla meglio, una serie di passaggi di prima coinvolgono il centrocampo e la fase della fascia laterale, ancora il capitano Costanzo, deviazione, rimessa laterale, pallone per Costanzo, si cerca una triangolazione, pallone fermato, biancorossi che hanno la meglio, pallone che in questo caso viene recuperato da Dell'Infante, Monteleone in azione, pallone raso terra sul laterale sinistro, ancora Dell'Infante, Dell'Infante il lancio in verticale, Monteleone che insiste con Costanzo Leopardo nelle immagini, pallone raso terra per Memoli, Memoli preferisce lasciare il pallone a Leopardo, Costanzo nelle immagini che si gioca il dribbling, pallone arretrato, il lancio in profondità, sfera che termina fuori, pallone che termina fuori, rimessa laterale quando abbiamo raggiunto il 21esimo minuto di gioco del primo tempo, risultato fermo, attenzione c'è la fuga, Memoli in azione, Memoli si libera di un giocatore in area di rigore, Monteleone in azione, tiro cross, rete, Macchione realizza il gol ed è 1-0 da parte del Monteleone, 1-0 risultato e Macchione realizza il suo 19esimo gol, 19esimo gol, quindi Monteleone di Puglia 1, Sporting Team 0, si riparte praticamente da centrocampo. Si riparte da centrocampo, batte appunto Lambiase, pallone per Lucino. Lucino, pallone arretrato per Russo, Russo in azione, ancora in gioco. Pallone arretrato sulla lateral sinistro, l'avanzata. La palla in profondità, sfera che praticamente viene persa. Il Monteleone di Puglia viene a recuperare palla, intanto il Monteleone è in vantaggio, ma lo Sporting Team ha giocato molto bene questi primi 21 minuti di gioco. È andata anche vicino al gol la squadra biancorossa, con Lucino davvero stava colpendo l'incrocio dei pali, ha sfiorato in realtà per due volte il gol, intanto la squadra, attenzione, pallone in profondità in area di rigore per Lucino, sfera le braccia del portiere cardinale Castagnozza, si riparte con Costanzo, rossoneri che avanzano, pallone per Costanzo, la sfera sul laterale destro viene fermato, il pallone, pallone in difesa, i rossoneri avanzano. Costanzo Nicola, passaggio arretrato, il lancio spostato sul laterale sinistro, fase avanzata della squadra rossonera,
Pallone per Macchione. Macchione, c'è la fuga. Lancia in area di rigore. Monteleone che ci prova. Ancora in azione. Tiro finale, pallone alto sulla traversa. Tiro finale di Gonzales. Nelle immagini, ottima la sua idea. Vicino al gol la squadra del Monteleone. Si riparte con Cardinale nelle immagini. Pallone raso a terra. Poi c'è Racioppo. Rossoneri che fermano il gioco. Avanzano. Pallone per Gonzales. Ancora i rossoneri in azione. Tiro finale, pallone ribattuto. La sfera per Rago. De Meo. Monteleone di nuovo in azione. Ottimo l'intervento di Bellino. Ed è corner. Mancano 20 minuti alla fine del primo tempo. Monteleone in vantaggio per una rete a zero. Anche se abbiamo verificato che la squadra dello Sporting Team ha giocato una buona partita. Corner, il cross in area di rigore e secondo l'arbitro, attenzione, c'è una presunta posizione irregolare. Pallone raso terra. Pallone per Russo. Il sinistro. Il tacco rosso-nero da parte di Costanzo. Pallone fuori. Si continua a giocare con la squadra biancorossa che avanza. Rimessa laterale per lo Sporting Team. Sporting Team in azione. Pallone per tiro finale, grande sinistro, vicino al gol. Russo, di nuovo lui, di sinistro, ci ha provato nei primi minuti del primo tempo e adesso di nuovo Lucino nelle immagini, dalla bandierina, prova a piazzare la palla al centro, il cross di destro, la sfera fermata e la squadra rossonera avanza, pallone bloccato, di nuovo la squadra rossonera che cerca di compiere un'iniziativa lodevole, biancorossi che tentano di piombare in area di rigore e la triangolazione sarà direttamente fuori fondo area. Una iniziativa ottima, non ha trovato riscontro in fase offensiva il Monteleone. Vediamo adesso cosa riesce a fare e anche in questo caso in realtà c'è un gioco non vivo e la palla infatti viene recuperata dalla squadra biancorossa con Esposito, pallone a centrocampo, in sinistro, pallone in profondità, attenzione, lo Sporting Team si muove molto bene, blocca il portiere Castagnozzi, il lancio, pallone per Gonzales, la sfera in avanti, si cerca un... attenzione, c'è appunto Macchione, che viene spinto, in tal caso c'è un corner. Corner da parte del Monteleone di Puglia che avanza il destro, pallone che giunge a Macchione ma la sfera termina fuori. Rimessa laterale per lo Sporting Team in azione. Pallone che torna all'indietro. Rossoneri che avanzano. Il lancio in profondità. Pallone per la testa di Del Vecchio. Di nuovo in azione Del Vecchio. Poi secondo l'arbitro c'è un fallo, punizione. Manca poco più di un quarto d'ora alla fine del primo tempo con
Il Monteleone in vantaggio per 1-0 a favore dello Sporting Team, però la partita diciamo più o meno è equilibrata e la squadra dello Sporting Team in realtà ha giocato una buona gara finora, anche se il Monteleone di Puglia sta facendo valere la sua legge della prima in classifica. Dall'altra parte la squadra biancorossa, ricordiamo, abbiamo intervistato anche il responsabile della squadra Danza, il quale appunto come gioca la squadra, cross per Lucino, pallone in area di rigore, grande iniziativa dello Sporting Team. Lucino poteva agguantare il pareggio. Come stavo dicendo, secondo Danza dello Sporting Team, la squadra giustamente non merita la posizione di classifica attuale, merita molto di più. Russo, pallone per Lucino. In questa gara, con la prima in classifica, anche sta dimostrando di essere una squadra non da ultimo posto. Intanto ecco che i rossoneri avanzano, anche se c'è molto da giocare, la squadra comunque può farcela a superare la zona play-out. In azione, pallone fermato, e oggi gioca anche con 11 uomini, con 11 giocatori. Lo spogliatoio è formato direttamente da 11 giocatori. Rossoneri in azione, Monteleone avanza, pallone per Del Vecchio, la sfera a Memoli. Memoli in azione, cerca la triangolazione, il cross, Gonzales vicino al gol. Pallone nelle braccia del portiere Cardinale. Il lancio, pallone fermato da Costanzo. Sfera per Dell'Infante. Si cerca una triangolazione con Sales. Il tackle con Romano, secondo l'arbitro è fallo, punizione. Quando raggiungiamo i 31 minuti di gioco, manca. Attenzione, il cross, il tiro cross in area di rigore, sfiorato il gol. Bellissima questa iniziativa quasi da centrocampo. Eccolo nelle immagini. Il tiro di Sicurilla, eccolo le immagini, il tiro cross davvero eccellente come idea. Intanto fondo area, batte Cardinale, il destro, pallone fermato da Gonzales, di nuovo l'azione ai rossoneri, pallone recuperato da D'Onofrio, sfera deviata. Passaggio arretrato. La triangolazione. Di nuovo i rossoneri in avanti. Cercano di farsi avanti a centrocampo. Pallone fermato dai biancorossi. Pallone arretrato. Lancio in verticale, Russo, attenzione, vediamo cosa succede in questa dinamica di gioco. Il cross in area di rigore, palla fermata, ed ecco che scatta il contropiede del Monteleone, ma viene bloccato. Pallone per Lambiase, la sfera a Racioppo, ancora in azione Lucino. Pallone fuori, punizione. Ricordiamo quindi la classifica: Monteleone di Puglia a quota 39 punti, in questo momento si trova a 42 punti. Poi abbiamo non più a 7 punti ma a 10 punti, dobbiamo verificare il risultato, l'Atletico Castelfranci. L'Atletico, intanto Gonzales in area di rigore, il Monteleone, palla che viene persa
Poi abbiamo a coda 25 San Sossio. Attenzione, ancora i biancorossi in azione, Bonito. Poi abbiamo a coda 20, c'è una novità, a coda 20 c'è il Monterpino che si trova nella zona playoff. Rossoneri in azione. Fallo, secondo la, vediamo cosa decide l'arbitro. Pallone fuori, rimessa laterale. Battono i rossoneri. Controfallo, batte lo Sporting Team. Quindi davvero un Monteleone che sta stracciando il campionato. Batte appunto Bellino. Il lancio in avanti. La sfera per Iacovillo. Iacullo. Di nuovo i biancorossi in azione, il sinistro. Palla fermata. E attenzione, c'è uno scontro tra Russo e Esposito, l'arbitro poi ferma il gioco, c'è un fallo sul numero 14, appunto Esposito, per l'arbitro è punizione. Stiamo per giungere quasi alla fine del primo tempo, risultato fermo sull'1-0 a favore del Monteleone, quindi Monteleone in vantaggio, anche se lo Sporting Team, ripetiamo, ha giocato un'ottima gara. Batte Russo, il sinistro, tiro finale, ottima idea di Russo. Bravissimo, ecco il capitano nelle immagini che ha cercato di realizzare il pareggio in questo modo. Sicuriello, pallone in profondità per Macchione, palla che viene intercettata, biancorossi di noi in avanti, pallone sul laterale destro, c'è la triangolazione. Lancio in avanti per Rossoneri in avanti, Memoli, bravissimo. Ottimo dribbling, riparte la manovra biancorossa, lancio in profondità. Ottima la manovra Sporting Team. E intanto il Monteleone riparte dalle retrovie. Lancio in avanti, è stato Donofrio l'autore di quella azione. Che è terminato fuori, rimessa laterale a fuori Sporting Team, batte Bellino. Russo, pallone fermato ed ecco Rago nelle immagini. Monteleone in azione, Monteleone, vediamo cosa succede in questa dinamica. Russo in avanti, deviazione, palla fuori. Monteleone che comunque continua a gestire bene il risultato e lo fa con grande classe. Di nuovo i rossoneri, palla che viene lanciata a centrocampo Macchione, intanto c'è un fallo, punizione, il recrimina Macchione il fallo. Russo, pallone che termina direttamente nelle braccia del portiere Castagnozzi. Castagnozzi. Fondo area. Mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. In lancio. Pallone fermato da De Meo. Sfera rasoterra per Sicurillo. Il lancio in profondità. Monteleone che acquista il fascino di Gonzales. Ma in tal caso viene, c'è un fallo, punizione. Russo. Sporting Team in azione, Bellino in lancio in profondità per Iacullo. Iacullo, attenzione, viene fermato da Costanzo Leopardo. Pallone all'indietro per Castagnozzi. La sfera rossoneri avanzano. L'1-2. Ancora i rossoneri che continuano ad emergere nel gioco. Cercano di lanciarsi in profondità. Pallone in verticale, sfera a Macchione,
palla ribattuta dell'Infante. Demeo, intanto giocatore a terra, due giocatori a terra. Stiamo raggiungendo la fase finale della gara, mancano 6 minuti alla fine del primo tempo. Monteleone di Puglia 1, Sporting Team 0. Si riparte. Passaggio arretrato, Monteleone in azione, la sfera a Costanzo Leopardo, Monteleone in avanti, prosegue l'iniziativa, pallone per Costanzo Nicola, il capitano. Nicola Costanzo gestisce molto bene, lancio per Gonzales, la fuga in profondità da parte di Del Vecchio, Memoli scusate, il sinistro, Macchione, Macchione in area di rigore, ottima triangolazione, bellissima questa azione, la palla però viene fermata sul tiro di Memoli, poi Biancorossi si apre un corridoio con Russo in azione, il sinistro per Lucino, pallone nella sua terra, fallo, punizione, punizione per lo Sporting Team. Carissimi utenti, quanto siamo arrivati al 40° minuto e 20° secondo, mancano quindi poco meno di 5 minuti alla fine del primo tempo con il Monteleone in vantaggio per 1-0. Pallone per Lucino, il cross di Iacullo, in area di rigore la squadra Sporting Team, ma si difende molto bene il Monteleone, rimessa laterale, batte Bellino nelle immagini, la rimessa laterale, pallone in area di rigore, fermata Iacullo, tiro finale, pallone alto sulla traversa, bella azione, come ho già detto in anteprima, la squadra di calcio dello Sporting Team diciamo che non merita questa posizione di classifica. Fondo area, Castagnozzi, Sicuriello, Demeo, pallone in fase avanzata, pallone a Gonzales, i biancorossi avanzano, perdono palla, la triangolazione precisa e perfetta, fallo, si continua a giocare con i biancorossi in avanti ed ecco Iacullo, palla bloccata, Sicuriello, la triangolazione, pallone fuori, Demeo, Nicola Costanzo, si cerca una triangolazione, pallone in area di rigore, vicino al gol il numero 11, Memoli, palla che però viene spazzata via, di nuovo Del Vecchio, in azione, pallone per Gonzales, si recrimina un calcio di rigore, intanto pallone per Lucino, fermato da Costanzo Leopardo, palla all'indietro. Quando oramai ci avviamo alle conclusioni con il Monteleone in vantaggio per 1-0 ed ecco Demeo, pallone sul laterale destro, rossoneri in azione, Rago, difesa che gestisce bene il gioco, pallone per Dell'Infante, Monteleone in azione. La tecnica della squadra si evince dalle immagini con passaggi tutti di prima, precisi e perfetti. La geometria
rossonera continua ad avere successo. Il lancio in profondità. Palla che viene recuperata. Lucino. Palla respinta, intercettata da dell'Infante. De Meo. Il lancio in verticale sarà nelle braccia del portiere Cardinale. Lancio in avanti. Manca ancora un minuto, oltre un minuto alla fine del tempo regolamentare per quanto riguarda il primo tempo. Rossoneri in azione. Siguriello. Ci si lancia in avanti con Costanzo Nicola. La triangolazione. Pallone in profondità. Sfera in area di rigore da parte di Macchione. Deviazione. Ottima l'idea del Montemeleone. In questo caso, in questi ultimi minuti, corner dalla bandierina. Il numero 10 del Vecchio. Del Vecchio dal corner, ci prova il cross di destro, pallone respinto con i pugni, tiro finale, biancorossi che respingono, rossoneri che avanzano, deviazione, palla fuori. Finisce il primo tempo, Monteleone 1, Sporting Team 0. Grazie all'attenzione su telesport.net.